Qui è una successione di eventi drammatici, quindi le viviamo con apprensione tutti i giorni perché può succedere da un momento all'altro ed è impreventivabile. Torna a crescere la preoccupazione degli orafiaretini dopo l'ultimo colpo messo a segno, quello alla Jessica Jewels di Ponticino. Un vero e proprio assalto da firma studiato nei minimi particolari che avrebbe fruttato alla banda di ladri un bottino da oltre mezzo milione di euro. Questo è il problema vero, perché non si tratta più di un furtarello, ma si tratta di gente professionista nel proprio, tra virgolette, lavoro e diventa anche complicato difendersi con sistemi d'allarme che però fortunatamente funzionano e qualche volta riescono ad impedire che il furto fatto sia un disastro. Il primo a lanciare l'appello alle istituzioni e alle forze dell'ordine era stato proprio il titolare dell'azienda colpita. Qui siamo di fronte di nuovo a una nuova ondata che andrà, a mio avviso, in qualche modo fronteggiata, senza aspettare che poi questo risucceda di nuovo. Le richieste di una maggior sicurezza sul territorio adesso si moltiplicano. Speriamo che le forze dell'ordine che già ci danno supporto possano aumentare il supporto alle aziende perché ce n'è bisogno. A breve la consulta degli orafi avrà un incontro con il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca.